Adesso noi ce ne andiamo al Politecnico di Rochester, dove Elisabetta Sanino D'Amanda ci spiega come l'Italia sia diventata un punto di riferimento in questo importante centro di ricerca. Agli studenti, pensate, per ampliarne gli orizzonti non vengono insegnate le materie scientifiche, non solo le materie scientifiche, ma anche le materie umanistiche, soprattutto l'italiano. Il servizio è di Stefano Salimbeni e poi ci sarà Benedetta con la nostra prossima ospite. Questo è un politecnico, la focalizzazione sono ovviamente le scienze e la tecnologia. All'interno di questa focalizzazione sulla scienza e la tecnologia, il Dipartimento di Umanistica ha un ruolo molto importante, proprio perché senza questo dipartimento i nostri studenti sarebbero iperspecializzati e non avrebbero nessuna profondità di campo su quello che è il mondo al di là. Ah, bene, adesso ti sentiamo perfettamente. Io arrivai nel 2001, l'anno dopo l'italiano fu stabilita come lingua, questo perché c'era una grandissima richiesta. Di dove? Sono di Williamsport, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. La mia capo dell'epoca mi ha dato subito le chiavi del castello, per esempio sulla questione dell'internazionalizzazione dei programmi di studio all'estero, che da subito io adattai studio e lavoro. Oggi stiamo piazzando quest'estate 15 studenti che vanno da psicologia fino al disegno industriale. Vorrei lavorare internazionalmente. Se posso lavorare in Italia, mi piacerebbe. Sì, è possibile. Spero di viaggiare in Italia l'anno prossimo per lavorare a Genova. Vorrei visitare Italia perché vorrei parlare con le gente sorde e perché vorrei imparare delle loro vite con le leggi italiane. What we really feel are... Siamo convinti che gli studenti laureati in materie tecniche debbano apprezzare il lato sociale, culturale, artistico e politico della realtà in cui si troveranno ad operare. In quanto ad arte e cultura, ma anche per la sua posizione in ambito europeo, pensiamo che l'italiano sia molto importante. In questo senso, la professoressa Sannino ha fatto un lavoro straordinario nel portare non solo l'italiano agli studenti, ma anche gli studenti verso l'italiano. Una voce poco fa qui nel cuore mi risuonò. Con collaborazioni quali quelle con il nostro storico dell'arte abbiamo creato questa serie Viva l'Italia per celebrare il meglio dell'italianità, dove i nostri storici dell'arte parlano, per dire, del barocco e una cantante d'opera ci fa ascoltare l'opera barocca, piuttosto che, non lo so, Verdi e l'arte italiana del 1800. In Italia c'è una ricchezza culturale immensa nel campo della musica, della pittura, scultura, architettura. Per me vale assolutamente la pena partecipare all'organizzazione di eventi come questo, perché dalle conferenze spesso escono spunti preziosi per le mie pubblicazioni. Siamo fortunati, io dopo alcuni anni che stavo insegnando qui finalmente sono stata in grado di assumere la nostra professoressa Ida Walder, che è un'autorità nell'insegnamento dell'italiano a livello della high school, del liceo. Perché questo è così importante? Perché questi sono i professori che veramente lavorano nelle trincee giorno dopo giorno e formano la passione per quei giovani ragazzi che poi continueranno a studiare l'italiano all'università. Noi abbiamo un distretto molto grande e l'italiano si insegna
ovunque nel distretto e anche nella città di Rochester è sempre andato abbastanza bene. Chi sceglie di solito di studiare l'italiano? Prima erano molti ragazzi di famiglie italiane che ancora lo sono, comunque anche americani e americani sono interessati. L'italiano come lingua di cultura sta diventando il polo di attrazione più importante. Cioè studenti che sono musicisti, studenti che sono artisti, studenti che sono politologi. Tutto bene. E allora abbiamo detto che ci muoviamo fra il classico e il moderno, noi siamo molto classici.